diversa di quando lo avevamo fatto come attori tanti anni fa, perché avevo amato molto il suo primo film e mi è bastato vederlo quel film che considerava una regista vera. Lavorarci ha, diciamo, reso questo pensiero sacrosanto, ha affermato la mia intimità e dico sempre, insomma, la curiosità di Valeria e la capacità che ha ancora di sorprendersi, più che di sorprendere, andrebbe insegnata nelle scuole di cinema del nostro paese, perché è veramente portatrice sana dell'entusiasmo e della passione per questo mestiere, cosa che sia io che Riccardo stiamo perdendo lentamente. E diciamo che poi lavorare insieme ci stava per dare il colpo di grazia, invece c'era lei, e quindi no, a parte gli scherzi, è stata un'esperienza molto che mi ha un po' a me riconciliato proprio con tutto, non che stessi perdendo, diciamo, però quasi, insomma. Io ho sempre pensato che il mio personaggio sapesse quello che ha. Te lo dicevo, no? Ti ricordi? Cioè, secondo me lo sa, cioè, non è che glielo dicevo nella vita, quando giravamo, secondo me lui qua, lui le sa le cose, però si diverte, tra grandi virgolette, a vedere la gente intorno a sé impazzire per questa cosa, no? Proprio per impazzire di mantenere, per dover mantenere una menzogna. È come se lui fosse il provocatore reale di tutta questa vicenda, non perché ha la malattia in quanto malattia che poi morirà, eccetera, ma perché la malattia è una crisi, no? Che può essere anche un'opportunità per gli altri, magari non per lui. E poi, più che tra egoismo e altruismo, io parlerei di narcisismo. Qua ci sono due personaggi narcisi. Uno c'è il narcisismo del dolore e l'altro c'è il narcisismo, quello sfrenato, di chi non è amato da nessuno o comunque chi vuole essere amato in maniera, chi non ha coraggio di essere amato, perché poi il suo personaggio lo ama veramente. Quindi lui è uno che fugge dall'amore nonostante ne abbia un bisogno cosmico, che penso che aiuta, perché ha un'aspettativa dagli altri che gli riconoscano quella roba, non per... Comunque questa... queste cose ce le siamo detti, ma poi io credo che tutto il film sia un film sul bisogno d'amore e sulla capacità di donare e di ricevere amore. Poi la malattia è un pretesto, lo so che detta così è un po' super specializzare, però non voglio banalizzare, però è così. La malattia è il punto critico di un vetro che si rompe e poi da lì succedono cose.